Siamo con l'avvocato Marco Cerreto, conferenza stampa al Bar Botticelli. Cerreto, Mattucci, Maiocca, Fratelli d'Italia è diventata davvero alleanza nazionale. Sì, diciamo, l'intento era questo, era quello di ricreare un entusiasmo attorno ad un progetto politico che è nato sulle ceneri del Popolo delle Libertà, che evidentemente ha fallito la sua mission politica e il suo percorso storico. Con la rinascita di Forza Italia doveva necessariamente ricostruirsi una destra. Una destra che ha stentato a ricostruirsi, non lo nascondiamo, ancora oggi gli uomini di destra, qualcuno è rimasto in Forza Italia, non si capisce bene a far che, qualcun altro si guarda attorno, è disperso, qualcun altro come noi ha fatto la scommessa di Fratelli d'Italia. Ovviamente il dato elettorale di Fratelli d'Italia non rende giustizia al patrimonio elettorale che è stato della destra politica italiana negli ultimi 20 anni, e quindi tanti amici mi hanno chiesto di scendere in campo, ritenendo che io potessi rappresentare quel percorso politico, potessi rappresentare quegli ideali, potessi essere quel candidato identitario in modo tale da far sì che il 31 maggio non sia un punto di arrivo ma sia un punto di partenza. Quale? Quello di ricostruire la grande destra italiana, di ridare alla destra quello che è lo spazio elettorale che aveva e che è lo spazio elettorale che merita, e soprattutto di contribuire al governo di Caldoro, che certamente è stato un buon governo ma è stato per anni privo della componente di destra, e questo si vede, e si vede con la questione Finmeccanica, si vede con alcuni territori che devono essere bonificati, si vede col fatto che molto spesso gli ultimi, come i lavoratori della Whirlpool che stanno chiudendo a Carinaro, dove 800 famiglie rischiano di rimanere in mezzo a una strada, non hanno un santo a cui appellarsi. A questo deve servire la destra, deve servire a rappresentare i valori, deve servire a pensare agli ultimi, deve servire a conservare quella che è la tradizione di un grande territorio, ahimè purtroppo ancora troppo martoriato. Per cui questo è il senso, questo vuole essere il senso della mia candidatura. L'appello a chi ancora non ha voluto ritornare a votare a destra, ha un'opportunità attraverso il sottoscritto. In Caserta città non c'è nessun candidato che viene dalla storia della destra, quindi posso richiamare a casa tutti coloro che ci avevano votato, che ci avevano accordato la loro preferenza tanti anni fa e che oggi guardano altrove. Oggi Fratelli d'Italia è un progetto credibile, lo sarà ancora di più a giugno, quando anche la fondazione di Alleanza Nazionale tornerà ad essere partito. Con le elezioni regionali voi siete chiamati a consolidare il risultato raccolto alle elezioni europee, che vede Fratelli d'Italia posizionarsi intorno al 6%. Sì, il 6% è l'obiettivo minimo. Riteniamo di poter crescere ancora, riteniamo di poter crescere perché abbiamo liste forti, soprattutto a Napoli e a Salerno. A Caserta, non avendo rappresentanze parlamentari, non avendo rappresentanze regionali, abbiamo aperto il partito alla società civile, quindi più della metà della nostra lista ha ospitato professionalità che hanno voluto aderire al nostro progetto politico. Vedremo, io mi auguro, raccogliendo una buona e discreta capacità elettorale, ma al di là di questo poi abbiamo anche candidati identitari all'interno della lista che secondo me devono servire a dare quel valore aggiunto proprio per i motivi che richiamavo prima. Io penso il 6% è l'obiettivo minimo, ma ritengo che anche in provincia di Caserta possiamo addirittura accrescere i voti delle scorse europee. De Luca, la questione ineleggibilità, la Severino, insomma i valori che erano un tempo propagandati della sinistra oggi possono diventare lo strumento di campagna elettorale per il centrodestra. Sì, io oggi ho fatto un post sul mio Facebook dove ho richiamato il PD ad essere molto molto cauto ad agitare questioni morali, perché è sotto gli occhi di tutti l'evidente difficoltà in cui si trova, ma guarda, non voglio dire il PD, in cui si trova molta politica italiana. Abbiamo visto cos'è successo anche all'interno di Nuovo Centrodestra, tutti sanno cos'è successo nei mesi scorsi in Forza Italia. Io penso che la questione morale sia una questione che riguardi trasversalmente tutti. È facile oggi sparare sulla Croce Rossa, non ho questo stile e non lo voglio fare. De Luca ha vinto le primarie,
il partito si prende la sua responsabilità nel candidarlo, giudicheranno gli elettori della Regione Campania. Io ritengo che però questo debba far discutere la politica. C'è una questione morale aperta e i cittadini non possono con questo tipo di esempio essere richiamati alla politica, perché non è un bell'esempio. Ci permettiamo di dire che esiste anche un'altra politica, esiste una politica fatta di gente che vive di stipendio, che fa questo per volontariato, fa questo per passione e che magari ha anche la maturità, ove mai, e qui ce n'è qualcuno, che ove mai magari succedesse qualche incidente giudiziario, ha quella maturità di mettersi in disparte e di uscire dalle cariche di partito e di non permettere di candidarsi. Voglio fare un esempio per tutti: Gianni Alemanno è indagato per le note vicende di Mafia Capitale, il giorno dopo si è dimesso da tutte le cariche di partito, non glielo aveva chiesto nessuno. Però lo ha fatto. Ecco, questo è, secondo me, rappresenta anche uno stile, una moralità da mettere comunque al servizio dei cittadini, innanzitutto, come dire, partendo dal proprio esempio personale. Grazie all'avvocato Cirreto. Grazie a voi.